E ora vi vorrei informare di che cosa è lo Stato. Lo Stato, come per esempio lo Stato italiano, rappresenta tutti i cittadini dell'Italia. Non è un datore di lavoro, è chi riceve i soldi dalle tasse e che, usando il guadagno che esiste tra tutti gli italiani, lo destina per scopi di comune utilità. Ma non è un soggetto che possa dare reddito. Perché? Perché il suo reddito viene da chi lavora e di conseguenza non può in alcun modo sostituirsi a chi lavora, a chi dà lavoro all'interno della nazione. Sono i padroncini, sono le aziende, sono tutti coloro che per un vantaggio personale, nella loro corretta idea del guadagno della loro persona, anziché intendere di farlo da soli, intendono di farlo avvalendosi anche del concorso altrui e, mentre perseguono il loro interesse, si rendono conto che il loro interesse c'è solo se c'è l'interesse anche di coloro che lavorano per lui. È interesse del padroncino che la sua iniziativa abbia successo, che i suoi dipendenti siano i migliori, che assieme si abbia successo. Un padrone che si poggiasse su degli sfruttati che lo abbandonano non è destinato ad avere successo, perché è abbandonato da tutti. Invece chi ha successo è chi ha saputo combinare in un modo esatto il suo successo personale, facendolo essere anche il successo di tutti coloro che lavorano per lui. Allora, a questo punto, grazie al lievito indispensabile che esistono in costoro, tutta la massa lievita e diventa un successo comune, grazie al quale, e solo grazie al quale, poi una quota del guadagno può essere messa insieme in un interesse statale che sia l'interesse di tutti coloro che sono all'interno della struttura. Infatti abbiamo esempi storici. Quando un governo come quello socialista dell'Unione Sovietica ha deciso di diventare in sostanza un organismo che creasse il lavoro per i suoi sudditi, li ha portati tutti al fallimento, ma per il motivo essenziale che ha tolto di mezzo tutta quella iniziativa assolutamente che era lievito per il benessere comune. Togliendo di mezzo il lievito a tutta la pasta, è rimasta ingrugnita così, non è lievitata. Uno Stato che tolga di mezzo l'iniziativa privata è uno Stato irrimediabilmente condannato al fallimento, perché non può essere mai un datore di lavoro, perché i suoi soldi gli arrivano dai frutti del lavoro. Non può esserci un gatto che cerca di raccogliersi la sua coda, perché gira e gira e gira e non c'è il soggetto indispensabile. Gesù lo chiamò il sale della terra quando rivelò che questo
soggetto era l'amore. Un amore assolutamente gratuito, un amore che cede alla violenza, e impose l'esempio del regno di Dio, che non è quello di un Dio che cerca di imporre il suo regno con la forza, ma con l'amore che cede alla violenza, con il sacrificio personale, con l'atteggiamento giusto che, se esistesse in tutti, vivremmo in uno stato in cui c'è un tale amore reciproco che non ci sarebbe più nessun povero. Ma questo deve venire dalla base del sentimento, del profondo essere di ciascuno di noi, ma non deve mescolarsi con l'azione di volere, a un certo punto, partendo da questo, di volerlo imporre. Perché la gestione del mondo è affidato a Cesare, è affidato alla forza e non all'amore. L'amore deve cedere alla forza se vuole che la forza possa essere una forza. Se l'amore contrasta la forza e vuole imporsi come la forza dell'amore, snatura se stessa e diventa una sinistra iniziativa, veramente una sinistra e pessima cosa. L'amore non può occuparsi degli intrallazzi di chi vuol fare il suo interesse, perché la gestione di uno Stato sotto il profilo della forza va affidata alla forza, non all'amore. L'amore deve essere chi poi orienta la forza affinché sia espressa in direzione anche dell'amore, sapendo e tenendo presente l'amore soprattutto come valore, ma un valore talmente ideale che appartiene al regno di Dio e non al regno di Cesare, che è il regno del potere umano. Il regno del potere umano deve affidarsi alla forza delle cose, tanto che quando una forza è contrastata da un'altra forza, abbia il sopravvento la forza. Solo con un sistema di questo tipo qui è possibile uno Stato che si sorregga sulla forza dello Stato, perché a quel punto si sorregge sulla forza di tutti gli abitanti di quello Stato, la forza di quella parte che è il lievito e che sono tutte le iniziative personali volte ad associare gli altri nel proprio successo personale. Un capo di Stato deve avere lo stesso intento, deve essere il massimo livello del lievito, deve associare al suo interesse personale l'interesse personale di tutto lo Stato, deve impersonare l'interesse di tutti, ma senza rinunciare al suo, perché altrimenti avremmo una ipocrisia. Voi italiani volete farvi guidare da ipocriti o da persone che in modo manifesto hanno diretto il lievito in Italia, dimostrando di essere lievito, capace lievito, un lievito che non ha portato a ingiustizie, a sopravvazioni, di chi ha pagato le tasse, di chi certo ha fatto anche il suo interesse, comprandosi case qui, lì, lì, perché, ripeto, il lievito è l'interesse personale quando appartiene al mondo di Cesare, che è quello dell'egoismo. Non è il regno di Dio, eh? Il regno di Dio è l'altruismo, di chi cede tutto quello che ha a vantaggio del suo prossimo.
Non facciamo confusione tra gli idealisti e coloro che devono esprimere la forza, perché se cercate di mescolare le due cose assieme, avete solo un grigio. Invece, se voi avete una scena in cui c'è nero e bianco, vedrete brillare il bianco e sarà una bellezza vedere tutti i colori quando si miscelano in tutto quello che esiste e che può essere tratto dal bianco. Il bianco è la presenza di ogni colore. Bisogna togliergli più o meno. Quando si è tolto tutto c'è il nero, ma quando si è tolto in modo bello, in modo che entusiasma, abbiamo i capolavori della pittura per sottrazione a quel bianco, e ogni parte deve accettare che gli venga sottratto qualcosa. In che modo? In un governo dello Stato attraverso la forza, che si poggia sull'interesse personale. Invece il regno di Dio si poggia certo sull'interesse personale, ma quello che, messo a confronto il suo interesse con quello del suo fratello, cede il suo interesse a favore dell'interesse di suo fratello. Qui sta il primato del regno di Dio nei confronti del regno dell'uomo, perché la forza è spesso spietata. Invece il regno di Dio è il regno di un amore in cui ciascuno diventa l'eroe dell'amore, concede perfino la sua vita per il bene degli altri, dà tutto, come fece Gesù, ma non è capito da chi si governa con la forza di questo mondo. Gesù scelse tra i suoi apostoli il primo proprio chi era realista in questo termine. Pietro fu l'unico, il solo, che quando Gesù gli disse: e domani andiamo a Gerusalemme dove sarò ucciso ma risusciterò il terzo giorno, non credette minimamente alla resurrezione il terzo giorno, perché se avesse creduto che quella era la cosa sbalorditiva che avrebbe fatto vincere Gesù in un modo grandioso, non gli avrebbe detto quello che invece gli disse. Lo prese per un braccio, lo portò da un canto e gli disse: ma che ragioni stai seguendo, caro Gesù? Se tu muori, cosa fai? Tu sei importante qui. Perché ci vai sapendo che sei ucciso? E aveva visto, aveva seguito Gesù, che gli aveva detto: dovete andare come pecore tra i lupi e farvi sbranare, e ora non ci andava. Pietro esprime questo governo, questo malgoverno, e lo avete visto poi in tutti i Pietro della storia, i quali, invece di mettersi come servitori dell'ultimo, come quel buon pastore che conosce ad una tutte le pecore e le sa perfino nel loro nome, ha creato una struttura gerarchica in cui lui comanda ai cardinali, che comandano ai vescovi, che comandano ai sacerdoti, e così spesso, talvolta, il poveretto, la pecorella, è affidata al lupo, è affidata al prete pedofilo, è affidata a chi Pietro non avrebbe mai voluto. Perché l'ideale che sta seguendo Pietro è l'ideale buono, ma lo sta inseguendo nel modo di Cesare, e i Pietro di oggi sono diventati assolutamente comprensibili. Quanti c'erano al funerale di Papa Giovanni Paolo II? Ma Gesù aveva avvertito: state attenti quando vi lodano. Significa che voi state seguendo la logica del mondo e non la logica di Dio.